Innanzitutto grazie a Liberi.tv, grazie al direttore Gianni Colacione. Ci dobbiamo aspettare un momento di conversazione tra corsari, no? E questo gruppo che non è un partito politico ma un movimento culturale, però come diciamo motto i corsari hanno: la politica è cultura, la cultura è politica, che non è una frase mia ma una frase di Luigi Einaudi, per segnare proprio anche il metodo liberale adottato e anche dare una connotazione politica, cioè noi ci ispiriamo ai principi liberali e libertari, riformatori, e quindi la politica è cultura, quindi è un movimento culturale come noi intendiamo la politica, cioè la possibilità di creare un mondo migliore, no? Come se non ci fosse noi la rassegnazione. Magari qualcuno ha perso la speranza, ma non si è ancora rassegnato. Ecco, questo è il corsaro. Per un nuovo umanesimo, il titolo dell'incontro di oggi, un seminario, quindi la logica è di essere poche persone, però intorno a un tavolo, guardarsi in viso, guardarsi negli occhi, parlare, dialogare, non fare cose ai convegni dove c'è il tavolo di presidenza che parla ex cattedra e chi ascolta, no, chi partecipa può intervenire se vuole, e può sedersi intorno al tavolo ed essere parte della discussione. Questo è già nel metodo un cambiamento rispetto a cui siamo abituati, no? Con i politici che si alzano sopra un piedistallo o sopra il piedistallo della TV a volte, che diventa un vero e proprio parlare proprio ex cattedra, e invece stare quasi tutti allo stesso livello, ma ciascuno rispetto all'unicità che propone, rispetto alla diversità che rappresenta, rispetto alle proprie idee, alle proprie proposte, quindi ognuno diverso dall'altro, quindi ciascuno, anche quello che potrebbe sembrare il più lontano, può dare un contributo importante alla discussione. Parleremo di scuola, università, formazione e ricerca, perché questo secondo noi corsari è l'elemento principale per, se vogliamo uscire da questa crisi perenne che non finisce più, non soltanto economica, ma è una crisi politica, di democrazia, di libertà, di giustizia. È inutile, se noi non ricostruiamo le basi che sono necessarie per investire sul futuro, cioè scuola, università, formazione e ricerca, non avremo mai un futuro, sarà un eterno presente e non crescerà mai questo paese, non ci sarà mai una visione, uno sviluppo verso la patria europea, verso gli Stati Uniti d'Europa, verso una visione che comprenda l'universalità. Ormai i grandi problemi sono universali, e quindi se noi creiamo le basi attraverso la discussione su quello che si può fare anche a costo zero per cambiare, migliorare, riformare la scuola, l'università, significa creare le basi per avere un domani, una classe dirigente più adeguata, dei cittadini più consapevoli, una coscienza civica più diffusa. È necessario, e questo è il lavoro che fanno i corsari. E qualcuno dirà che siamo dei Don Chisciotte, va bene, siamo dei Don Chisciotte, però se smettiamo di credere in questa possibilità allora tutto diventa inutile, no? Magari non servirà a niente, però tentare è per noi una necessità, non è nemmeno, non è un obbligo, è una necessità, un'urgenza che ci viene da dentro, e vogliamo fare delle proposte sulla scuola, come migliorare per un nuovo umanesimo, perché l'umanesimo è quello che ha permesso di mettere al centro l'uomo, avere come fine l'uomo. Nasce in Italia l'umanesimo, non con Petrarca, Boccaccio, ma poi si sviluppa in tutta Europa. L'idea di umanesimo è un'idea di un'Europa della cultura, un'Europa unita, un'Europa che non combatte, diciamo, al proprio interno con i vari nazionalismi, non ritorna a una logica feudale, è un'Europa che trova il suo ruolo continentale, aperto verso i problemi che sono globali, dall'inquinamento al
alla questione ambientale, all'immigrazione, tutti i grandi temi che sono ormai temi che riguardano il mondo, temi planetari, no? E che riguardano il futuro. E peraltro voi, insomma, anzi tu e altri che interverranno siete dei professori, quindi insomma siete pratici nell'investire sulle persone, perché poi investite sulla formandosi investe sulla gioventù. Esatto, e non solo professori, sono giornalisti, sono politici, sono psicologi, e ci sono dirigenti scolastici, tutti coloro che operano nel mondo della scuola o dell'università a vario titolo, e soprattutto persone sensibili che in un modo o nell'altro hanno a che fare con la scuola, anche i genitori che hanno degli studenti, figli a scuola, sentono questa necessità, ma abbiamo invitato anche degli studenti ad ascoltare, se vogliono anche ad intervenire, perché sono loro i protagonisti della scuola, sono loro i protagonisti del futuro, bisogna ascoltarli, non è che possiamo decidere le sorti delle persone senza mettersi in ascolto di quelle persone stesse, quindi viva gli studenti.